disputando la voce di Senza Barcode, il contenitore per il dibattito, società, cronaca, politica e molto altro. Bentornati a Disputandum e oggi parliamo di un progetto veramente dire interessante e riduttivo, è qualcosa di veramente visionario e l'associazione si chiama I Visionari, è una no profit. Ne parliamo insieme a Fabrizio Giaconella, project leader di questo progetto. Ciao Fabrizio. Ciao carissima, come stai? Salve a tutti quanti. No, sto benissimo, ma sono veramente felice di ospitarti perché ho letto del vostro progetto, mi ha entusiasmata. Andiamo però con ordine. Che cos'è Visionari? Chi sono i Visionari? È un'associazione no profit che promuove scienza e tecnologia su tutto quanto il territorio nazionale e che ha uno scopo ben preciso, ovvero aiutare le persone tramite la tecnologia e cercare di aiutare le persone mettendo la tecnologia alla base di tutto come uno strumento, quindi per noi è un mezzo e non è un fine, e aiutiamo veramente tutti, diciamo, stiamo cercando di aiutare veramente più persone possibili utilizzando buone tecnologie esponenziali, ecco. Possiamo dire che la tecnologia la mettete a servizio del sociale, soprattutto in questo ultimo progetto, ma fammi un po' un resoconto di come vi siete comportati e mossi dall'inizio della pandemia che ha bloccato tutto il mondo e quello che state facendo ora. Succede questo, appunto, scoppia una pandemia mondiale e diciamo tutto quanto il sistema italiano produttivo e il sistema sanitario subisce un crash, quindi diciamo si blocca, si inceppa, si creano problematiche varie, aumento dei prezzi, l'abbiamo visto, problematiche a trovare dispositivi di protezione individuale, e che appunto sono le mascherine, sono le visiere anche dette face shield. E cosa succede? Succede che notiamo che un gran numero di makers, ovvero di artigiani digitali, così vengono definiti, ovvero persone che hanno la possibilità di stampare in 3D, cominciano ad attivarsi, però non avevano qualcuno che riuscisse a guidarli, qualcuno che riuscisse a gestire tutto quello che succedeva in quel momento, e quindi abbiamo deciso di fondare appunto Visionari Make It, che è un grande laboratorio, immaginiamolo come un grandissimo laboratorio composto da tantissime persone provenienti da tutta quanta Italia che collaborano all'unisono per riuscire a produrre progetti a grande impatto sociale. Cosa abbiamo fatto quindi per il Covid? Abbiamo iniziato a produrre le valvole per i respiratori che mancavano negli ospedali, abbiamo prodotto dei paraorecchie e l'oggetto più richiesto che abbiamo donato sono appunto le visiere, che ne abbiamo donate più di 15.000 su tutto il territorio nazionale. Sì, quello che è successo, ecco, appunto, l'ultima donazione di cui penso è anche un pochino il tema di oggi, è stata una donazione molto significativa. Stiamo parlando della donazione fatta a due case d'accoglienza molto importanti su Roma, quella di Tor Vergata e quella di San Francesco, dove quella di Tor Vergata purtroppo sono risultati degli assistenti positivi al Covid-19. Quindi questo, immaginate 60 persone chiuse in una stanza che potenzialmente potrebbero diffondere il Covid, che stanno passando la quarantena, tutti quanti ammassati. Noi quindi abbiamo cercato di dare al massimo il nostro sostegno, questo è quello che stiamo facendo, e il nostro progetto sta andando avanti, sta avendo un grandissimo impatto sociale e anche penso culturale. Ci hanno chiamato adesso a presentarlo a una conferenza importante in Bocconi il 1 ottobre, stanno scrivendo dei libri su di noi, numerosi articoli di giornale, ma noi non ci fermiamo perché il nostro obiettivo è veramente aiutare le persone, quindi cercare di portare tutti quanti i mezzi possibili che abbiamo a disposizione. Io sono veramente emozionata di ospitarvi perché caspita, rivalutate veramente tanto i giovani, i ragazzi, l'Italia intera.
Parlate di materiale ecologico. Ecco, ci vuoi spiegare di che si tratta? Certo, allora si parla di PLA. Il PLA è il materiale più diffuso e utilizzato nella stampa 3D. Di fatto posso dire innanzitutto una cosa, però una piccola premessa anche, che la stampa 3D è già di per sé ecologica perché consuma molta meno elettricità per produrre e non c'è lo spreco dell'acqua, cosa che invece in grandi aziende termoplastiche si trova. Il mercato della plastica, tra l'altro, grazie a questo mercato in crescita di stampa 3D, che anche noi stiamo contribuendo a creare facendo formazione il più possibile, quindi cercando di coinvolgere più persone possibile a farlo entrare in questo mondo, sta finalmente prendendo una svolta positiva, perché nella stampa 3D possiamo utilizzare veramente dei materiali ecologici e quello che stiamo utilizzando noi è appunto il PLA, ovvero un materiale estratto dall'amido di mais, dall'amido del mais. Quindi è biodegradabile. Immaginiamolo un pochino come quello delle buste, dei sacchetti della spesa che si rompono, però questo non si rompe, Fabrizio, ecco. tu sei sicuramente molto più giovane di me, però io ricordo quando si iniziò a parlare di queste stampanti 3D che c'è stata una fortissima rivolta di chi diceva tanti le useranno per farsi delle armi. Io non so se tu questa cosa la ricordi, ma insomma ci fu un discreto numero di oppositori. Bene, vorrei vederli adesso in faccia tutti quanti, vedere cosa mi possono dire di questo vostro meraviglioso progetto. Costi, parliamo di costi. Voi siete una no profit, quindi quello che fate sostanzialmente non ci guadagnate nulla, però comunque ci sono dei costi da affrontare. Chi vi sostiene e chi vi aiuta? Ci sostengono anzi tutti quanti gli utenti tramite il sito che abbiamo creato per l'occasione, ovvero la pagina di Makeit sul sito visionari.org. Quindi sono gli utenti, sono le persone comuni. Quindi questo sta a significare che anche chi non ha magari la possibilità di stampare in 3D e così via, però comunque può contribuire a questo progetto. E soprattutto stiamo cercando di partecipare a bandi pubblici in continuazione, ad avviare raccolte crowdfunding. Faremo partire una per quanto riguarda delle donazioni che vorremmo effettuare nelle scuole, perché sappiamo, no, che la riapertura delle scuole è un grande tema che ne stanno parlando tutti e servono tanti dispositivi. Abbiamo anche scritto alla ministra Azzolina. E quindi ecco, ci supportiamo così, grazie alle donazioni degli utenti, grazie ad alcuni bandi pubblici che speriamo di vincere, come ad esempio Vitamina G, e ci sosteniamo quindi in questa maniera, grazie al calore e all'aiuto a distanza, possiamo dire, però, di tante persone. La tessera senza barcode significa consapevolezza di non essere tutti uguali, ma di avere tutti gli stessi diritti. Un giornale online per sapere, una web radio per parlare e un'associazione per promuovere il talento, per il diritto all'informazione e il diritto alla conoscenza. Così Sheila, il presidente di Senza Barcode, presenta la nuova tessera associativa per il 2020. Questa tessera garantisce la partecipazione gratuita a tutti i concorsi e uno sconto particolare nei corsi contributo organizzati da Academy e dal Lab Senza Barcode, un canale preferenziale nella nostra collana editoriale e la partecipazione gratuita alla rassegna letteraria Sei Senza Barcode per la presentazione di un libro su Roma. Ogni evento viene studiato nei minimi particolari per far risultare al meglio il libro e l'autore. Sono tante altre le attività ed è per questo che invito all'iscrizione visitando il sito www.associazione.senzabarcode.it. Io sono Emanuela, responsabile dei nuovi iscritti e della gestione dei concorsi. Puoi scrivermi a manu@senzabarcode.it o chiamami al numero 351 750-7873. Senza barcode, per gente non omologabile. Go to fly. Per quanto questo sia meraviglioso e mi indigna tantissimo, perché un progetto del genere dovrebbe avere dei sostegni statali, anzi, qua apro la polemica politica perché mi è propria, ma
Nei momenti in cui non c'erano dispositivi, quando i nostri medici andavano veramente in prima linea, nudi quasi, mi ricordo le immagini dei sacchi dell'immondizia utilizzati come camici, oppure ti parlo da Roma, dove la Regione Lazio ha ancora l'ombra dello scandalo delle mascherine. Perché non ci ha pensato lo Stato a voi? Ma ci siete dovuti arrivare da soli, unirvi e oggi non avete un aiuto diretto dallo Stato. Cioè, addirittura siete voi a cercare l'Azzolina e non il contrario. Scusami, ma so che è una domanda che non ha una risposta reale, però vorrei capire lo stato dell'arte, come si sono comportati con voi e se vi hanno notati. Sì, ci hanno notati, questo lo posso dire. Non ci hanno notato forse alle volte cariche di rilevanza pubblica ad altissimi livelli, come magari può essere un ministro o un presidente e così via. Ci hanno notati però, ad esempio, abbiamo effettuato una videochiamata molto importante, pubblica, anche questa effettuata in collaborazione con il senatore Girotto e l'ex parlamentare europeo Dario Tamburano. Questo appunto perché stiamo in un certo senso anche affrontando il tema politico a nostro modo. Noi siamo ovviamente apolitici e apartitici come associazione, Certo. però il nostro impegno riguarda appunto a una giusta regolamentazione del mercato della stampa 3D. No? Prima mi parlavi di armi, mi parlavi di queste cose qui, ecco, quello ovviamente potenzialmente un pericolo c'è sempre ed è un mercato, non è pericoloso come dire, come ambiente, però ovviamente ci può essere sempre, no, quella testa calda. Come in qualsiasi cosa servono quindi delle regole giuste e per questo stiamo cercando di dialogare il più possibile anche da un punto di vista diplomatico e istituzionale per riuscire a far fronte all'emergenza. Io guarda, personalmente non so come rispondere bene a questa domanda, nel senso che io credo fortemente nelle istituzioni italiane e spero che comunque il paese continuerà a crescere. Però non ne faccio un discorso politico, non penso al governo, non penso nient'altro, perché per me la definizione di Stato è una, ovvero popolo italiano, no? Quindi quello è lo Stato che io riconosco prima di tutto, lo Stato sovrano, quello vero. Dio, quanto vorrei avere ancora la tua fiducia e la leggerezza, perché mi è un po' sfuggita, devo dire la verità. Ti ammiro molto e ammiro tutti voi, state facendo qualcosa di cui veramente bisogna esservi grati perché era più facile girarsi dall'altra parte e non occuparsene. Invece non solo ve ne siete occupati, ma ve ne state ancora occupando nonostante tutto e tutti e non vi siete demoralizzati anche quando forse ne avevate tutti i diritti. Ti chiedo quindi l'estero. E se avete mai pensato, menti come te, di andarvene dall'Italia? L'estero sì, diciamo, siamo stati un pochino notati, questo nel senso che siamo stati invitati anche ad alcuni congressi importanti che adesso stiamo valutando, come ad esempio Makers Faire America, che essenzialmente sarebbe un pochino, non so, l'Arena di Verona Certo. per un cantante o un Sanremo, ecco, è possibile paragonarlo a quello, quindi è un congresso molto importante. Siamo stati notati ad esempio anche dalle università italiane, attualmente stiamo collaborando con l'Università di Tor Vergata e presenterò appunto questo progetto a una conferenza riguardante proprio il settore sanitario in Bocconi, una conferenza a livello italiano ed internazionale. Allora, mettiamola così, l'Italia lo vedo come un posto bellissimo, un posto pieno di opportunità, ma un posto dove la percezione che ho è che devi sempre essere tu in tutte le maniere a cercare la strada migliore. E questo non è facile, perché quando tu sei un ragazzo che magari ha 15 anni e ti chiedono che cosa vuoi fare da grande, logicamente non riesci magari a capire, a comprendere tutta una serie di dinamiche di questo sistema, magari anche quando sarai più grande. Quindi siamo un pochino soffocati da o un eccesso di regole, ma un eccesso di regole che non portano a un percorso lineare, no? Per una persona. E quindi poi uno magari è costretto a cercare delle vie più facili e confida nell'estero. Io credo però che in Italia c'è tutto e veramente
possiamo fare la differenza. Dobbiamo un attimo riscoprire le nostre qualità. Questo è il messaggio più importante. Cioè, Makeit è la dimostrazione di questo, è la dimostrazione che 88 persone che non si conoscevano si sono conosciute tramite internet, insieme, cooperando, sono riusciti a creare un impatto, a fare una differenza. Quindi perché me dovrei andare dall'Italia? Le opportunità ci sono, forse ce le dovremmo inventare se non ci sono, ma comunque lo possiamo fare. Quindi cosa stiamo aspettando, no? Nel senso... Ti giuro, Fabrizio, mi fai venire la pelle d'oca e mi domando se tu e chi ci ascolta, ma soprattutto tu e quegli altri 87 e poi tutte le persone che collaborano con voi, siete coscienti di quello che avete fatto, della grandiosità di quello che avete fatto? Sono sincero, forse ancora no. Cioè, nel senso, di sfide io sono, ne ho affrontate veramente tanto, ok? Quindi in questo periodo, intendo soprattutto, ho affrontato un lutto di mio nonno e il giorno dopo sono dovuto andare in una trasmissione Rai, per dire, no? Però l'ho fatto sacrificando alcune cose di me stesso anche in un certo senso. Quindi c'è stato tante volte un affronto, una sfida nella mia persona costante, un grosso, come dire, dei grossi sentimenti alle volte contrastanti, perché poi non è facile studiare, dare gli esami, portare avanti il progetto, no? E fare tutto quanto. Quindi io penso che ancora non me ne sono reso conto e non me ne renderò conto fino a quando non sarà finita la pandemia. Forse quando smetterò di alzarmi la mattina e di continuare a stampare ed assemblare queste vitiere e portarle in tutta Italia, no? E a spedirle in tutta Italia. Quindi me ne renderò forse conto veramente quando avrò il vaccino del coronavirus e sarò tranquillo e potrò magari ritornare una persona un pochino normale, anche se la speranza di questo progetto è veramente continuare a portare un impatto, quindi questo sarà veramente l'inizio di un qualcosa di molto più grande, quindi siamo veramente molto ambiziosi. Io forse ti auguro di non rendertene mai conto pienamente, sai, perché è un po' come chi scrive libri e resta per tutta la vita all'interno nel suo animo un autore emergente, continua a sentirsi un emergente perché così continua ad avere la voglia di andare avanti, di fare, di sperimentare e di salire sempre di più. Mi dici quanti anni hai, Fabrizio? Io ho 20 anni, frequento l'Università di Tor Vergata, sto un anno avanti, diciamo, ho fatto la prima. E adesso io mi vergogno ancora di più, perché a questo punto mi hai steso, chiudo qua l'intervista e arrivederci a grazie. Cosa tu studi, di cosa ti occupi? Posso immaginarlo, ma... Sì, vabbè, io a parte studiare, che è questo, diciamo, è quello che faccio anche principalmente, e occuparmi ovviamente adesso anche di questo progetto, alla fine mi ritengo una persona tutto sommato che ha fatto cose normalissime e che vive anzi una vita normalissima. Quindi mi stai dicendo che mostri come te ce ne sono anche altri in giro? Ce ne sono. Quindi io sparisco. Che bisogna avere una speranza, perché cioè alla fine... Io non sono, guarda, ti dirò una cosa di me che non ho mai dichiarato alla stampa. Io sono una persona, tra l'altro, DSA, vuol dire disturbo specifico dell'apprendimento, dislessia. Quindi questo ho difficoltà a leggere e scrivere. Penso quindi banalmente quanto impegno ci metto per scrivere un documento, un comunicato stampa, un progetto, un'idea e così via. Cioè, tutto questo è una sfida costante, capito? Quindi veramente non... ognuno di noi ha delle potenzialità, bisogna trovare soltanto le chiavi giuste e da lì poi puoi partire. Boh, sospesa completamente. Adesso, se per piacere mi dici un tuo difetto, una cavolata che hai fatto così per sentirci un pochino più umani noi altri. Assolutamente. Guarda, di cavolate ne ho fatte tantissime. Dalle stronze, quando uno è ubriaco sale sui tavoli a ballare e cade davanti a tutti in discoteca, questo mi è successo, a esperienze imbarazzanti, tantissime figuracce ho sempre fatto, spesso guarda, ad esempio è successo che alle volte
mi sono ritrovato in situazioni molto imbarazzanti, ovviamente anche a scuola, tramite i professori, non avevo studiato per alcune interrogazioni, quindi non sono andato, mi sono preso anche io le mie insufficienze e così via, le mie note. Sono le tue insufficienze, le tue note che mi fanno pensare che c'è speranza in questo paese, perché se no siamo rovinati. Sì. Le mie note alle medie, alle superiori mai, a parte quelle di classe. Ecco, vedi che ti stai già rovinando, dovevi farmi credere ancora che era le superiori. Fabrizio, io ti ringrazio veramente tanto di questa chiacchierata, ringrazio tutti i visionari, tutti voi che avete messo in piedi questa... non so come definirla, se non... questo miracolo, ecco, per chi crede in qualunque cosa voi vogliate credere, ecco, questo ha molto il sapore del miracolo. E, tienici aggiornati, facci sempre sapere cosa avete creato, e se qualche volta sbagliate ti prego avvisami, mandami un messaggio, così sarò la prima a gioire con voi, ok? Va benissimo. A presto. Ciao a tutti. Disputando, la voce di Senza Barcode, il contenitore per il dibattito, società, cronaca, politica e molto altro.